Sono 785 le società che fanno capo a quasi 600 multinazionali che hanno scelto la Toscana per investire, creare posti di lavoro, produrre nei settori più svariati: acciaio, moda, vaccini, plastiche, nuove energie, motori. A Firenze, nella sede della presidenza regionale, è stato presentato il libro elettronico che raccoglie le storie di 16 di queste grandi aziende in occasione dei 10 anni di Invest in Tuscany, la struttura della regione che supporta le imprese che vogliono investire nel territorio toscano. Stamani è stata una bellissima occasione perché nei 10 anni della costituzione dell'ufficio Invest in Tuscany noi abbiamo avuto la possibilità di capire il lavoro che da parte di questo ufficio è stato fatto per raccordarci a questo mondo, sia in termini di aiuti, sia in termini di semplificazioni delle procedure per insediarsi o per rinnovarsi, sia in quello che loro chiedono, soprattutto sul piano delle infrastrutture e della semplificazione a cui noi dobbiamo dare risposta. Dal 2016 al 2020 la Regione Toscana è stata quarta in Italia per investimenti in nuovi stabilimenti e filiali dopo Lombardia, Lazio e Veneto, con 7.500 nuovi posti di lavoro generati. Abbiamo avuto modo di vedere che anche in un anno difficile come il 2020, che è stato caratterizzato dalla pandemia e quindi da uno stop a livello internazionale degli investimenti, la Toscana è stata capace di intercettare nuovi investimenti. E le storie che abbiamo raccolto in questi ebook sono storie di aziende che hanno scelto da tempo di essere nella nostra regione e che stanno continuando ad investire. Quindi per noi l'ebook rappresenta anche un importante veicolo di promozione a livello internazionale per andare a cogliere nuove opportunità e portare nuovi investitori nella nostra regione.